Un esempio che ho trattato nei primi articoli di Lombard Report è l'esempio di Winmark. Winmark è una società molto interessante, piccola, capitalizza 630 milioni di dollari e opera negli Stati Uniti e ha due principali business, anche abbastanza diversi. Principalmente opera come franchisor e attraverso cinque brand e di fatto incassa le generose royalties dei propri affiliati, che sono negozi che lavorano nell'ambito resale, quindi vendono abbigliamento sportivo da donna e da bambino usato e ultimamente anche strumenti musicali. E in questo settore hanno la particolarità di avere un capitale investito molto basso, perché essendo semplicemente delle royalties non hanno la necessità di avere una struttura così importante. Con la liquidità che ingente che incassano e con la struttura particolarmente snella, perché non hanno la necessità di avere impianti e macchinari, nel tempo hanno immaginato di affiancare all'attività principale un'attività di leasing strumentale, nella quale impiegano la liquidità ingente che hanno incassato dalle royalties e attraverso questa vanno i due horse business vanno in parallelo. La cosa interessante è nell'ultima parte della slide, il franchising assorbe il 12% del capitale investito generando l'87% del reddito operativo. È chiarissimo. Per generare revenue, per generare le royalties, non è indispensabile avere un capitale investito ingente. Corrispondentemente, l'attività di leasing, come è giusto e ci si può immaginare in maniera molto intuitiva, assorbe molta parte del capitale investito, l'88%, e genera appena, faccio per dire, il 13% del reddito operativo, che comunque è un 60% di rendimento operativo sui ricavi, quindi si parla sempre di rendimenti molto elevati. Perché ho recensito Winmark? Perché valutando l'andamento dal 2010 al 2019, vediamo in questa slide che in azzurro vediamo l'andamento dei fatturati che sono crescenti nel tempo, mentre la linea rossa evidenzia l'andamento della marginalità netta. Vediamo che all'aumentare del fatturato aumenta anche la marginalità netta e questo è un aspetto che non avviene molto spesso. Molto spesso le aziende sono costrette al fine di aumentare il volume di affari, sacrificano parte della marginalità. In questo caso non succede e quindi la crescita del fatturato, quando è accompagnata anche dall'aumento della marginalità, in questo caso netta, evidenzia una grande robustezza del business. Oltre a questo, vediamo che nel corso del decennio, Winmark, attraverso la sua operatività, è sempre riuscita a generare flussi di cassa operativi e tendenzialmente crescenti. Questo è un aspetto che non avviene molto frequentemente nel corso degli anni, anche perché la continuità, vedere un decennio con la persistenza di questa bella abitudine dà una prova molto forte della qualità dei fondamentali. Vediamo un attimo il tasso di reinvestimento. Qui c'è da fare una piccola vedremo insomma nelle slide che seguono la differenza che hanno i due horse business all'interno degli investimenti del cash operativo. Qui vediamo la parte complessiva e indicativamente si parte da un 40, un 51, un 66. Comunque la parte di cash operativo che viene destinata agli investimenti è una parte comunque il cash operativo è più che capiente negli ultimi periodi anche decrescente, quindi il cash operativo generato dai core business di Winmark è assolutamente sufficiente a supportare la crescita. Ma nelle slide che seguono, e soprattutto in questa, vediamo che la parte relativa al franchising assorbe solamente una piccola quota del capitale investito, l'8, il 6%, il 7%.
Mentre la quota più importante è, ovviamente, come era intuitivo anche dalla premessa iniziale, è destinata alla componente leasing, che sebbene abbia una marginalità molto alta, è per sua natura un'attività che ha una maggiore necessità di investimenti, in questo caso in beni strumentali. Vediamo come la liquidità generata è stata impiegata nel corso del decennio. Quindi, fatto 100 la somma dei cash operativi dell'ultimo decennio, vediamo che in capex, quindi in investimenti strumentali, in questo caso specificatamente nell'attività del comparto leasing, è stata destinata il 48% della liquidità, in buyback il 34%, in dividendi il 14% e nel rimborso di quote di debito l'1,35%. Quindi è una società che nel corso del tempo, attraverso la sua operatività, è riuscita a mantenere gli investimenti, a determinare la crescita, a creare valore, a ridurre una quota delle azioni in circolazione e a remunerare anche gli azionisti. Vediamo ora in questa figura una ulteriore prova della qualità dei fondamentali di Winmark. Questa configurazione non è molto frequente, e vediamo la differenza tra l'andamento del ROIC e del WACC. Il WACC rappresenta il costo del capitale, inteso sia come capitale di debito, in questo caso debito è una parte molto molto contenuta, e il capitale di equity, insomma il capitale degli azionisti. Vediamo che nel corso del decennio si passa da un ROIC del 34% per arrivare al 72%, quindi di fatto è più che raddoppiato ed è sempre superiore. Questo differenziale positivo è un aspetto decisamente interessante, perché è una prova tangibile del fatto che il core business di Winmark crea valore, perché i rendimenti delle attività principali con cui opera Winmark hanno una redditività molto superiore al tasso con cui costa il capitale. È un aspetto che non succede così spesso e che all'interno dei titoli su cui cerco di individuare, che comunque ho recensito all'interno degli interventi su Lombard Report, ho sempre ricercato. Non è una condizione molto facile, perché nel decennio alcune società possono chiaramente incappare in annate un po' meno fortunate, ma quando ci troviamo di fronte a una persistenza del genere, ovviamente abbiamo la certezza di avere una società che ha dei fondamentali molto robusti. Chiaramente c'è da dire che il 2020 ha impattato anche nel core business di Winmark, soprattutto non nella parte leasing, ma nella parte resale. Quindi, avendo negozi, incassando royalties da negozi, quindi al settore retail, dell'abbigliamento usato, il lockdown ha chiaramente impattato sulla loro attività, e quindi il 2020 evidenzierà chiaramente una difficoltà. Ma in un'ottica di normalizzazione, Winmark rappresenta sicuramente una bellissima realtà. Vediamo in questo caso come si è mosso il grafico di Winmark. Winmark veniva da un bellissimo canale rialzista evidenziato qui in verde, che è stato dove ha raggiunto il massimo nei primi mesi del 2020. Poi, diciamo, la pandemia e il diffondersi, insomma, del virus del Covid-19 ha creato innanzitutto la rottura della media mobile a 200 giorni. Successivamente si è rotto questo primo livello importante, dove aveva raggiunto un minimo qui nella primavera, nell'estate del 2019, per poi raggiungere un doppio minimo sotto i 120 dollari. Poi il mercato è ripreso, il titolo è rimbalzato, è tornato a livello precedente che abbiamo visto qui, e è leggermente tornato indietro, poi c'è stato un piccolo rimbalzo e poi successivamente il titolo
si è ripresentato sopra la media a 200 giorni. In questo cerchio rosso c'è la data in cui ho segnalato il titolo all'interno del Lombard Report. Il titolo si è mosso poi in una zona in cui ha ballato sopra e sotto la media a 200 giorni, poi ha rotto ultimamente la media a 200 giorni e questa trend line discendente che univa dei massimi. Quindi in questa fase, diciamo, è uscita da questa congestione in maniera anche abbastanza elegante. Ora, le mie analisi, l'analisi tecnica è nel mio approccio sempre a supporto delle decisioni che effettuo. Io parto sempre da un'analisi fondamentale, da un'analisi del business sottostante e successivamente poi vado a vedere un po' come si è mosso il titolo. Chiaramente, ecco, questo è un esempio dei titoli che ho segnalato e all'interno dell'articolo magari alcuni dettagli non ero stato così bravo da evidenziarli.